nuova edizione del nostro videogiornale. Bentornati, queste sono alcune delle principali notizie di oggi. Montecchio Maggiore, sei corso veloce in cielo, domani l'addio al motociclista di 41 anni, morto in Trentino. Il 41enne impiegato in un'attività imprenditoriale di famiglia è morto lunedì all'ospedale di Trento a 2 giorni dal drammatico schianto, travolto da una moto condotta da un amico dopo un primo impatto sul guardrail. Marco Innocenti lascia nel lutto la compagna e 2 bambini, oltre a coloro che lo hanno conosciuto e stimato. Bassano del Grappa, incidente con 4 feriti allo svincolo A4 a 31, coinvolta una vettura della Polstrada. Tutte le persone coinvolte nel tamponamento sono state trasportate all'ospedale per accertamenti. Nessuno tra loro risulta in pericolo, salvo complicazioni per i 2 agenti, lesioni di media gravità in corso di valutazione. Gli auguri di pronta guarigione da parte di Luca Zaia, dopo essere stato informato dell'incidente. Temporali serali in Veneto, 125 interventi dei pompieri per alberi, rami e allagamenti. Nella provincia di Vicenza i siti più colpiti, nell'area bassanese, Cassola, Marostica, alcuni quartieri della città del Grappa, sempre per piante e rami da rimuovere. I pompieri sono stati chiamati all'opera per 30 interventi in provincia dopo il maltempo di ieri sera, lavorando per tutta la notte. Arsiero, statue decapitate, arredi distrutti, scalini sotto shock per l'atto vandalico alla chiesetta. Porta battuta a spallate, calci, banchi divelti, arredi sacri gettati a terra. Poi la statua di Sant'Antonio con il bambino Gesù strappati dal loro alloggio e decapitati. C'è rabbia e sgomento a Scalini, il piccolo centro a 3 chilometri da Arsiero, dove sabato nella chiesetta che costeggia la provinciale che sale verso Trento, alcuni soggetti in corso di identificazione hanno profanato il piccolo santuario arrecando pesanti danni. Tiene, apre il cantiere per un nuovo supermercato, Unicom, scattano malumori, replica del sindaco. Da qualche giorno a Tiene l'arrivo di ruspe e altri macchinari lungo via Valcismon ha fatto sorgere un dibattito sull'opportunità di erigere un nuovo punto vendita. Ascom Tiene ha fatto presente le proprie perplessità, mentre il sindaco Giampi Michelusi ha ripercorso l'iter che ha portato all'approvazione del progetto che risale al 2002. Previsioni meteo, le previsioni di ARPAV indicano un alternarsi di accumuli di nuvole con probabilità di piogge e rovesci che crescono all'approssimarsi della fascia prealpina. Poi le temperature torneranno in salita ai valori della piena estate. Pagina dell'Eco Nazionale, strage di Bologna 44 anni dopo, Mattarella, una ferita insanabile. L'Italia ricorda oggi 2 agosto la strage di Bologna. Nel 1980 un attentato di matrice neofascista alle 10.25 alla stazione ferroviaria di Bologna uccise 85 persone e ne ferì 200. La terra trema in Calabria, scossa di magnitudo 5 nel Cosentino, tanta paura, nessun danno. I dati sono stati diffusi dall'INGV, l'epicentro del sisma registrato alle 21.43 a 3 km ovest da Pietrapaola, Cosenza, profondità 21 km. Scambio di detenuti tra Russia e Occidente. Un giornalista americano del Wall Street Journal, condannato in Russia a 16 anni per spionaggio, un marine americano sono stati rilasciati dai russi, dovrebbero a breve ritornare negli Stati Uniti nell'ambito di uno scambio di prigionieri. Parigi 2024, judo e canoa d'oro per l'Italia, argento alle ragazze del Fioretto. Dopo una quinta giornata sottotono, il 6° giorno di questi giochi olimpici regala grandi gioie agli azzurri, 2 medaglie d'oro, 1 d'argento. Gli oro sono arrivati dal judo e dalla canoa, l'argento dalla scherma. È tutto, a risentirci.